Ciao Elisa, oggi ho qui con me Marinoni, non a caso perché è stata la nostra MVP della partita scorsa. E a tal proposito, cosa mi racconti? Ma allora, sicuramente Tengo io, tranquilla. è stata una bella partita in generale perché abbiamo fatto vedere il nostro carattere e sicuramente è andata molto meglio rispetto alla prima di campionato. Abbiamo avuto comunque il nostro momento no nel secondo set, che però credo ci stia nonostante dobbiamo lavorarci sopra e non avere questi momenti in cui quando siamo punto a punto poi vanno sopra sempre le avversarie, però comunque sono molto contenta perché è uscito il gioco di squadra e stiamo andando crescendo comunque. Sì, è vero, abbiamo migliorato notevolmente la nostra prestazione, il nostro modo di stare in campo tra la prima e la seconda partita. L'altro aspetto che secondo me non è assolutamente da trascurare è il fatto che comunque siamo nuovi in un campionato di B2 perché abbiamo fatto la C l'anno scorso e abbiamo già portato a casa due vittorie consecutive. E dove ti proietta la mente su questa base? Allora, sicuramente sempre positivi, non voglio guffare niente, ma non c'è il 2 senza il 3. E sicuramente siamo partiti molto meglio rispetto, appunto, come stavi dicendo te l'anno scorso, ma in generale tutti gli altri anni. E speriamo di continuare sicuramente con questo passo e di macinare sempre più punti e campo, tutto. Bene, speriamo proprio di sì che questo detto porti bene, anche se io non credo molto nelle fortune o nelle sfortune, ma ritengo che i risultati si ottengano attraverso il lavoro e la fatica. E di fatica penso che ne abbiate fatta molta e ne state facendo continuamente. Abbiamo quest'anno inserito due atlete che non vengono fuori dal nostro settore giovanile, che è praticamente il nostro palleggio e anche il nostro libero. Questa cosa qua ti ha, come dire, ti ha, è una cosa che ti ha comunque caricato, una cosa che comunque ti ha dato positività o comunque ti ha dato un po' di serenità e tranquillità in più. Allora, sicuramente con queste due nuove ragazze che hanno qualche esperienza in più di noi, di certo, penso che tutte, però parlo personalmente per ora, ci sentiamo proiettate in un campionato comunque con una mentalità molto più appunto da B2, non più da settore giovanile o comunque da vedere questo campionato solo come un'esperienza. E inizialmente con il palleggio dovevo ancora trovare molti meccanismi, tempi, però vedo che adesso qualcosa sta uscendo, sto cominciando ad aspettare a partire e a trovare il tempo sulla palla, però comunque vedo che stiamo andando migliorando, ma tutte stiamo trovando abbastanza meglio. E per quanto riguarda invece il libero, a me personalmente dà molta sicurezza, soprattutto in ricezione, perché anche se magari sbaglio qualcosa, per lei va bene, al massimo ci pensa lei ad aiutarmi, quindi mi sento molto sicura su questo aspetto, ecco. Quindi a me danno molta sicurezza Ti dà e più tranquillità in quel fondamentale di attesa sì. che è sempre molto difficile a livello Sì, psicologico. poi cioè, mi dà anche consigli, qualcosa per poter migliorare il pallone dopo, se la ricezione invece è buona, mi dice proprio brava Eli e quindi a me questo dà molta sicurezza. Bene, e la differenza di età con Clara invece, come la vivi un po' nello spogliatoio, essendo comunque voi siete delle ragazzine grandi, diciamo, mentre lei è una donna a tutti gli effetti. Come la vivi? Allora, personalmente la vedo, cioè, come una ragazza appunto molto più grande di me, quindi da cui poter imparare tanto, consigli, magari non solo proprio in ambito pallavolistico, ma in generale nella vita, però comunque mi trovo molto bene perché lei scherza con noi, cioè per lei non pesa questa cosa della nostra età come non pesa a noi, quindi credo sia, cioè ci troviamo e stiamo bene tutte insieme, quindi a me fa piacere, anzi tante volte è più scherzosa lei di noi, quindi l'ambiente è anche più, come dire, siamo più divertite anche quando c'è lei, non abbiamo nessun tipo di disagio, non abbiamo problemi anche a parlare delle nostre cose. Anzi, è una che ci dà tanti consigli, quindi ci troviamo bene, mi trovo bene. Bene, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon acquisto con Clara, sotto tutti gli aspetti. Un'ultima domanda, servizio. Abbiamo provato sabato scorso la battuta salto spin che tu ami tanto, la prossima partita giocheremo con i palloni Mikasa. Come
come ti stai trovando? Perché abbiamo lavorato un po' con quei palloni lì. Come ti senti? Allora, sicuramente per quanto riguarda la battuta spin con i palloni molten è un'altra storia, perché ho il giro sulla palla, cioè è come se girassero da soli. Io ho un po' questo problema con il polso di non dare abbastanza rotazione, quindi non far scendere bene la palla, e con i Mikasa quindi risulta un pochino più un problema, perché può essere che scappa via più facilmente. Però anche ieri sto lavorando molto su questa cosa, quindi ho visto che qualche pallone comunque ricomincia a entrarmi, e prendere il giro con i Mikasa vuol dire avere un pallone anche più veloce, perché sono due palloni sostanzialmente diversi, e quindi prendere il giro con i palloni giallo e blu vuol dire dare anche più velocità al pallone. E poi vabbè, la volta salto spin, non so, mi rallegra, sono felice quando la faccio, mi dà carica, e quindi eccoci, devo lavorare tanto. E continueremo sicuramente a lavorarci, e sicuramente adesso che abbiamo detto questa cosa, dovunque andremo a giocare, non ci faranno mai giocare con molte. Ecco.